Nel 1700 in Francia il sovrano aveva il potere assoluto. La società era divisa in tre ceti, detti anche ordini o stati: il clero, la nobiltà, il terzo stato. Il clero e i nobili rappresentavano soltanto il 2% della popolazione, ma avevano ampi privilegi. Ad esempio, non pagavano le tasse e potevano essere giudicati da tribunali in cui i giudici avevano la loro stessa estrazione sociale. Inoltre, gli aristocratici ricoprivano le cariche più alte della pubblica amministrazione e dell'esercito. Il terzo stato era quello più numeroso. Corrispondeva al 98% dei francesi e comprendeva al suo interno gruppi sociali molto diversi: notai, avvocati, giudici, mercanti, banchieri, artigiani, piccoli e medi proprietari terrieri. Tutti insieme formavano la borghesia. Vi erano poi gli operai e i contadini. Tutti insieme rappresentavano il ceto produttivo della società, ma anche quello che pagava le tasse. In particolare, i contadini erano portati a pagare anche una tassa particolare chiamata decima. La decima era stata istituita nel Medioevo e doveva essere pagata alla Chiesa, dando la decima parte del raccolto. Inoltre, i contadini erano ancora legati da vincoli feudali che li costringevano a pagare pesanti tributi e a fornire le corvée, cioè le prestazioni di lavoro gratuite ai loro signori. Alla fine del Settecento, anche in seguito alla diffusione degli ideali illuministi e quelli seguiti anche dalla Rivoluzione americana, aumentò il malcontento della popolazione francese, soprattutto nel ceto borghese. Erano loro infatti a dover pagare il tributo più grande. La loro ostilità nei confronti dell'Ancien Régime, cioè nell'antico regime, porterà poi alla Rivoluzione francese. Ancien Régime è un'espressione che è nata verso la fine del 1700 per indicare il regime monarchico assoluto che aveva dominato la Francia fino all'inizio della Rivoluzione. Oggi utilizziamo ancora questa espressione, utilizzandola in maniera polemica, per definire alcuni aspetti del passato che sono poi stati modificati dai cambiamenti sociali. Inoltre, aggiungiamo a quanto detto che nella seconda metà del Settecento la Francia era indebitata a causa delle guerre e dei costi sostenuti per mantenere l'apparato burocratico dello Stato e la corte, che vi ricordo viveva a Versailles. Inoltre, c'era stato un periodo di cattivi raccolti che aveva provocato una grave carestia. L'industria tessile, che era una delle poche industrie che stavano nascendo in questo periodo, aveva registrato un pesante calo produttivo. Cosa fa Luigi XVI? Luigi XVI era salito al trono nel 1774. Nomina ministro delle finanze un banchiere svizzero, Jacques Necker. Necker propone di risolvere la crisi facendo pagare le tasse ai nobili e agli ecclesiastici. Ovviamente questi si opposero a questo provvedimento e chiesero nel 1788 al re di convocare gli Stati Generali, cioè l'assemblea rappresentativa dei tre ordini che aveva il compito di approvare o respingere l'introduzione di nuove tasse. I nobili e il clero avevano il controllo dell'assemblea, quindi erano certi in questa maniera di poter bloccare la riforma fiscale. Vengono fatte nuove elezioni per scegliere i rappresentanti dei tre ordini, che sarebbero poi andati agli Stati Generali. Inoltre, Luigi XVI chiede ai francesi di esprimere le loro lamentele, che vengono raccolte in documenti chiamati cahiers de doléances, quaderni delle lagnanze, che sono poi gli strumenti che gli storici hanno utilizzato per ricostruire in maniera dettagliata questo periodo. Il popolo chiede che a pagare le tasse siano tutti i ceti, chiede di limitare il potere del re, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'eliminazione dei vincoli feudali, nonché delle decime.
Nobili ed ecclesiastici invece rivendicano i propri privilegi, anche se loro stessi erano contrari all'assolutismo del sovrano. Nel 1789, questo è un anno importante, si aggrava la crisi economica e si aspetta quindi con ansia l'apertura degli Stati Generali, sperando che vengano prese decisioni che migliorino le condizioni del paese. Il 5 maggio 1789 gli Stati Generali si riunirono a Versailles per la prima volta e subito nasce un contrasto che riguarda la modalità di voto. Fino ad allora, infatti, l'Assemblea aveva votato per Stato, cioè un voto per ogni ordine: clero un voto, nobili un voto, terzo Stato un voto. E anche questa volta nobiltà e clero pretendevano di mantenere questo sistema. In questa maniera si sarebbero alleati e avrebbero avuto la maggioranza. Al contrario, il terzo Stato propone la votazione per testa, cioè ogni rappresentante vale un voto. In questo modo, il terzo Stato, che contava 578 rappresentanti contro i 291 del clero e 270 della nobiltà, avrebbe avuto la maggioranza sugli altri. A questo si aggiunge anche che molti parroci sostenevano il programma del terzo Stato e anche alcuni nobili, seguaci delle idee illuministe. Per non perdere l'appoggio della nobiltà, Luigi XVI rifiuta questa proposta e scioglie l'assemblea, fa anche chiudere il locale dove si tenevano le riunioni. Quindi il terzo Stato reagisce alla decisione del re e si definisce assemblea nazionale, perché pensava appunto di rappresentare l'intera nazione. E il 20 giugno 1789 l'assemblea nazionale si riunisce nella sala della Pallacorda, una sala in cui si praticava un gioco simile all'odierno tennis. E qui sottoscrive il giuramento della pallacorda, con il quale i suoi membri promisero di non separarsi fino a quando non avrebbero dato al paese una costituzione. A questo punto Luigi XVI non può far altro che chiedere alla nobiltà e al clero di riunirsi al terzo Stato in un'unica assemblea, che prenderà il nome di Assemblea Nazionale Costituente, costituente perché votata alla stesura di una carta costituzionale.